Montagne Nuvolose è stato un momento particolare perché essere trasportati così in un universo così singolare, così duro. No, mi è piaciuta la storia anche e mi piace tanto la neve. Mi è piaciuto molto il primo documentario, anche la grazia, l'eleganza del personaggio, insomma, di lui che lavora con le rene. Cioè, ha colpito meglio perché è stato breve, però ha colto quello che doveva cogliere. E ha fatto capire appunto l'idea di quanto l'insediamento umano vada poi a avere delle ricadute sulla vita semplice del contadino. Il primo era sicuramente più leggero e l'ho trovato molto interessante per la sua semplicità proprio. Il campo di petrolio è la cosa che mi è piaciuta di più, è la poesia che ha recitato lui alla fine. Straordinaria, di una commovente e unico perché dice tutto quella poesia. Bellissima. Secondo me è il secondo da più da pensare. È un bel documentario, è reale, sconvolgente. Tentativo anche ambizioso, ma un po', ma non del tutto organico, forse non del tutto riuscito, però apprezzato. Doveva essere, secondo, cioè, gusto mio, insomma, un pochino più corto e magari far vedere un pochino le conseguenze oggettive della mia, cioè allargare un po' però notevoli tutti e due. Avrei preferito anche che fosse ancora più violento forse di quello che è stato, per dare più senso in realtà dell'amianto, di tutto il nuocere che dà adesso. Molto intenso, forse troppo. Sono un po' indeciso perché sono tutti e due meravigliosi, però il secondo è di un'intensità, di una drammaticità straordinaria. Chiaramente è un film duro, forte, noi non siamo più abituati a queste cose. Si riporta indietro le miniere che c'erano in Inghilterra nell'Ottocento. Un grande film, veramente, ma anche il primo però. C'è stato il secondo film che a me ha creato parecchia ansia, una situazione indescrivibile, nel senso che comunque il vederla sembra proprio un film invece di un documentario, perché ti sembra impossibile che possano vivere, siano vissuti in questa maniera qua. Non riesco a sopportare troppo l'ignoranza, per cui nel secondo caso ho detto sono a un livello culturale veramente, veramente troppo basso e mi ha impressionato molto. Vedere film del genere ci dà la possibilità, ancora più che semplicemente fare un esercizio di osservazione, ci dà la possibilità di interrogarci. L'estrema crudezza delle immagini e le sequenze lunghe, non curate, nessun tipo di orpello, riflettevano poi il substrato della pellicola, che era quello della vita effettivamente dura e disumana.